per gli e-commerce. Entro la fine del 2020 il valore complessivo degli e-commerce è stato stimato pari a 22,7 miliardi di euro, con un incremento del 26% rispetto al 2019. Questi dati dell'osservatorio e-commerce B2C del Politecnico di Milano, che danno alcuni settori merceologici in ascesa, come quello food, che da solo vede un incremento del 56%. Mentre dilagano campagne di comunicazione online per gli acquisti nei negozi fisici a discapito di quelli digitali, i professionisti dell'e-commerce tentano di spiegare come, al di là della pandemia, si debba prendere seriamente in considerazione la digital transformation e la necessità di rendere accessibile la vendita dei propri prodotti, qualora il tipo di prodotto lo consenta, anche attraverso il web, proprio perché è la tendenza del mercato ad andare in quella direzione. Senza fare la lotta ai grandi colossi dell'e-commerce, ma investendo sulla digitalizzazione di una parte di azienda. Ne abbiamo parlato con un imprenditore veneto, Massimo Fattoretto, la cui azienda di e-commerce è stata scelta recentemente da Il Sole 24 Ore come impresa leader in consulenza per e-commerce, sia per multinazionali che per piccole e medie imprese. Far capire anche ai piccoli commercianti che investendo in ambito locale, con le piattaforme a disposizione, riuscirebbero a fare un salto di qualità non da poco. Okay? Quindi anche facendo un ads, con un ads raggiungendo potenziali acquirenti nel giro di 10 km, sarebbero attivi 24 ore al giorno, andando magari a riuscire riuscendo a raggiungere le persone in target proprio con quella di lì. È per questo quindi che è importante far capire che l'e-commerce non è che si debba combattere, anzi bisogna implementarlo nella propria strategia di vendita. Okay? Se fino ad oggi abbiamo avuto che i negozi vivi, cioè i negozi attuali, sono andati online, adesso stiamo avendo l'effetto opposto, che dall'online io ho clienti che stanno aprendo punti vendita offline, ok? Ed è quello che capiterà probabilmente, insomma, da qui a 10 anni anche con Amazon, come succede già in America, quindi dall'online aprirà negozi fisici offline. Ci sono tantissime piattaforme, ad esempio lo stesso Facebook ed Instagram, nel mese di settembre hanno messo a disposizione degli shop gratuiti, dove gli utenti, quindi i proprietari di e-commerce, possono caricare gratuitamente i loro prodotti. E poi con un investimento minimo, insomma si parla di 100-150 euro al mese, possono essere visibili, okay, nelle ads sponsorizzate. È chiaro che se io ho un negozio fisico, okay, dove la gente viene a comprare fisicamente, io posso invitarli, quindi facendo un'ads mirata nel giro di 10 km, a venire a visitare il negozio. Ma ti dirò anche di più, lo stesso Google, tramite Google Shopping, che una volta era solo a pagamento, adesso da ottobre l'ha messo gratuito. Ogni giorno lavoriamo insieme per l'ambiente. Costruiamo insieme l'ambiente del futuro.